ci approcciamo a una seconda lezione di Illustrator, l'apriamo subito. In questa seconda lezione avremo un approccio semplice a una esercitazione che mi sta interessando in questi giorni in alcune lezioni. Cambiando leggermente i temi e i soggetti dell'esercitazione, voglio proporre la preparazione di un lavoro che sia una intro per un video. È fatta con Illustrator e nella seconda parte con After Effects animandola. Quindi l'esercitazione consta di due fasi, di due parti. In questa prima parte, rispiegando anche qualcosa già detta nel primo video, ma sono cose fondamentali che servono da tenere in considerazione per non perdere l'orientamento nelle prime volte, nelle prime lezioni che si inizia ad usare il programma. Quindi noi andiamo a ripetere alcune considerazioni iniziali. Quindi facciamo un nuovo file, andremo su film e video, perché prepareremo un'animazione grafica. Scegliamo il formato Full HD e andiamo ad accertarci che le dimensioni siano corrette, quindi 1920 pixel per 1080 in altezza, orientamento orizzontale. Ci serve di sapere il metodo RGB, perché rimane a video, e la risoluzione in a video, la risoluzione è 72, diversamente dalla stampa che invece normalmente impostiamo con 300. Il nostro lavoro è animato e sarà un'animazione, per cui va bene 72. Facciamo crea. Ecco, quello che ci propone Illustrator in questo momento è intanto un foglio bianco, completamente bianco, direi anche trasparente, con dei riquadri. Queste sono le zone di sicurezza che noi dobbiamo tenere in conto quando andiamo a editare, a posizionare dei testi nel nostro foglio. I testi, in base ai diversi tipi di televisioni o di visione su smartphone, potrebbero essere ritagliati, quindi lo schermo potrebbe essere non perfettamente adattabile al nostro dispositivo e quindi alcune zone possono essere tagliate o non visibili. Per esempio, se io adatto alla larghezza, potrebbe essere tagliata la parte alta e inferiore del video, oppure se io vado ad adattare appunto alla parte alta e inferiore del video, le zone laterali potrebbero non essere visibili. Per quanta zona non sono visibili, ce lo dice queste linee di riferimento. Intanto io consiglio sempre di attivare il righello, quindi mela R, oppure da visualizza righelli, ecco qua, nascondi e visualizza righelli, ci propone il comando di mela R per quanto riguarda il mondo Windows, Apple. Per quanto riguarda il mondo Windows invece il control. Altra cosa da tenere in considerazione, che accennavo prima, è la finestra di lavoro, cioè l'area di lavoro, che in questo caso è impostata come essenziali. Noi possiamo andare a impostare sia animazione che grafiche web. Ecco, possiamo impostare questa modalità. Ci fa apparire la barra superiore e i vari strumenti qua sulla sinistra. Il quadrettato che vediamo è un'indicazione di trasparenza del foglio. Abbiamo anche bisogno di posizionare i livelli in primo piano, perché così inizieremo a vedere tutto. Faremo uno sfondo nero, quindi andiamo a selezionare un rettangolo, togliamo il nostro tracciato, quindi andiamo a dare nessun tracciato, e lo sfondo sarà appunto nero. A questo punto andremo a disegnare il nostro rettangolo in questo modo, quindi cliccando in alto a sinistra e trascinando fino in basso a destra. Per essere precisi, per avere certezza di aver lavorato in modo corretto, andiamo ad attivare
la finestra trasforma per leggere i valori. Ecco, noi abbiamo detto che la larghezza deve essere 1920, e quindi scriviamo 1920, e in altezza 1080. Come vedete ci aiuta. Ora noi dobbiamo centrare questa forma sul nostro schermo. Come si fa? Esiste a video, qua già vedete questi pulsanti che sono a linea a sinistra, centra, linea a destra, linea in alto, centra, in verticale e a linea alla base. Oppure possiamo tirar su il nostro pannello di dialogo, il nostro pannello dei comandi di allineamento, e ci propone esattamente gli stessi. Quindi andiamo a posizionare al centro il nostro rettangolo. Con la barra spaziatrice, vedete, io premendo la barra spaziatrice ottengo la manina, la stessa che avrei qui su questo pulsante sotto la lente di ingrandimento zoom. Strumento mano serve a spostare il foglio a destra e a sinistra, sopra sotto, in una posizione più comoda, in modo che sia visibile. Questa nuova versione di Illustrator ci dice che è stata introdotta anche l'intelligenza artificiale generativa per la realizzazione di tracciati da testo, ma al momento sorvoliamo su questa caratteristica. Il nostro lavoro sarà presentato, introduzione di questo film di cui noi stiamo facendo la sigla, sarà presentato dal nome del nostro blog, quindi Studenti Creativi Presenta. Quindi facciamo clic all'interno dello stage dopo aver fatto T, quindi aver scelto testo. Andiamo ad attivare, vedete qui sopra, riconosciamo carattere, il font, regolare, 12 punti, e se andiamo ad agire sul font vediamo che la scritta cresce. Possiamo agire rapidamente anche con questa tendina, oppure se vogliamo avere a video tutti i caratteri insieme possiamo attivare dal clic su carattere la finestra, e per poter attivare tutto il pannello in modo che sia tutto completamente visibile. Siccome dato che è selezionato ma il testo è nero su nero, non è visibile, il testo lo vorremmo bianco, quindi vado sul quadrato di riempimento, che è questo in alto, per dare un colore a me più comodo, e qui vado a scrivere tutto maiuscolo Studenti Creativi. Desidero cambiare il font e dare qualcosa di più marcato, ok? Ecco, è stata introdotta un'ulteriore casella che è di facilitazione di accesso agli strumenti più che si presume possano essere quelli necessari, ma dato che non sono sicuro che voi abbiate sul vostro computer questa utilità, vi faccio vedere come andare a cambiare il testo, il font del vostro testo. Quindi lo abbiamo selezionato e vedete qui a fianco al carattere abbiamo ancora una volta questa tendina. Questa tendina ci dice introduzione, c'è una breve guida, io la ignoro perché ve la sto spiegando io. Li trova sul sito di Adobe Font, ma intanto vediamo quelli che stanno sul computer. Possiamo selezionare quelli già residenti sul computer, potrebbe essere questo, vediamo, non è male. Vediamo, lo ingrandisco un po' di più, anche se non era questo che avevo in mente, ma va bene. 150 punti, no, è troppo, mettiamo 120, può andare. Ho notato che però ci sono altri testi nella casella di testo che forse dovremmo eliminare. Eccoli qua, ok. Quindi vado all'interno della casella di testo, elimino e vado a posizionare al centro la scritta, la porto più giù, e
Questo è il primo livello, ma vedete qui c'ho i livelli di Illustrator sono organizzati in sottolivelli. Per quello che servirà a noi, cioè l'animazione, dovremmo creare un livello separato dove portare il testo. Ecco, il testo, il nostro testo è selezionato da una box col colore blu e vedete lo stesso colore è riportato qui sulla destra. Con il mouse vado a cliccare tenendo premuto questo quadratino e lo porto sopra. Il quadrato diventa rosso, come rosso è l'indicatore di livello qui, e naturalmente per informarmi che il testo studenti creativi è passato al rosso, il telaio del il box di questo testo è diventato rosso, ok? Eccolo qua. Ecco, faremo dopo un'operazione, intanto però ci serve un nuovo livello, quindi qui ci scrivo SC, vale a dire studenti creativi, e qua ci scrivo presenta, cioè la stessa parola che scriveremo nel testo, nello stage. Quindi andato qui, presenta, anche qui c'è scritto nero, va sostituito con il bianco. Userò un testo più semplice, per esempio proviamo questo, anche più piccolo, quindi ecco, per esempio un 60 credo che possa andare, lo voglio centrato e lo voglio più sopra. Ecco, vedete, io sto giocando anche con le linee di allineamento. Questa magenta che vedete è una sorta di calamita che mi aiuta a centrare la mia parola esattamente laddove serve. Se notate, il telaio ha questi suoi quadrati e mi rendo conto che non è perfettamente allineato. Adesso facciamo una verifica cliccando qui, ecco, vedete il pulsante allinea al centro, ce lo allinea perfettamente. Ok, quindi questo è la prima parte della intro. Faremo più lezioni in cui andremo a strutturare alcune intro, quindi alcune scene di introduzione del film, sarebbe la sigla di un ipotetico film, che vuole all'inizio presentare il produttore, quindi gli studenti creativi, presenta, ok? Abbiamo tre livelli, due sono testo, li seleziono. Di questi due vi presento un nuovo strumento che espandi, ok? Facciamo clic su oggetto e riempimento e avremo espanso, diciamo, le due scritte, vedete, una e due. Adesso vado a verificare se magari espandi anche questa, ok? Quindi sono entrambe separa, in effetti mi separa le singole lettere. Adesso il testo presenta, come anche sopra, questo è ancora unito, vedete, separa. Clicco fuori per ricliccare all'interno e praticamente il testo non è più un testo editabile, insomma, che io posso sostituire, modificare facilmente, ma sono forme. Le forme hanno le stesse fattezze del testo vettoriale che abbiamo usato precedentemente. In questa situazione io vado a salvare questo lavoro sul computer in una cartella a me comoda, devo ricordare dove lo metto altrimenti lo dovrò cercare in tutti i meandri delle cartelle presenti all'interno. Scrivo, ecco, creo una nuova cartella, lezione 2, e scrivo web, YouTube, no? YouTube come sigla di riconoscimento, così ricordo che l'ho pubblicata lì. Qui scrivo nuova sigla e facciamo salva, confermo. Ecco, a questo punto io ho creato la scenografia di questa prima sequenza che andremo ad animare. Quindi vado, ho salvato, quindi posso uscire da Illustrator e ci vediamo dall'altra parte in After Effects con
la seconda parte del video. Seconda parte del video, abbiamo ancora il nostro file Illustrator e andiamo, prima di cambiare ambiente, entrando in After Effects, andiamo a controllare il nome dei livelli. Presenta SC, sta per studenti creativi, e sfondo nero. Andiamo ad ispezionare il contenuto dei livelli. Non appare nulla perché le lettere sono bianche, quindi si ha difficoltà a individuarle, ma è corretto. Quindi salviamo, ecco, il prodotto è già salvato. Possiamo chiudere anche per aumentare un po' la velocità di esecuzione dei processi informatici, e siamo già in After Effects. In After Effects troviamo degli ambienti che dobbiamo imparare a riconoscere e a utilizzare, quindi vediamo che nella parte sinistra, cerchiata di blu, troviamo il progetto con i file contenuti, ancora vuoto, e apparirà qualcosa quando creeremo la prima composizione salvando il primo file di progetto. Lo stage, questa zona in cui di fatto andremo a lavorare avendo l'anteprima della nostra animazione, potremo importare attraverso una nuova composizione oppure inserire un lavoro già fatto, per esempio da metraggio, come stiamo facendo noi con Illustrator. Nella parte bassa troviamo lo spazio dei livelli e la timeline. I livelli saranno visibili qui allo stesso modo di Illustrator o Photoshop. Nella parte destra comparirà una nuova zona e una nuova zona che ci permetterà di modificare i comportamenti nel tempo. Vi faccio notare anche in alto a sinistra la barra degli strumenti, dove troveremo quello che ci servirà di volta in volta. Gli stessi strumenti sono peraltro contenuti in questi altri menu, attivabili secondo le necessità. Per inserire il file di Illustrator creato precedentemente, andremo a fare doppio clic nel riquadro. Andremo in scenografia, che è il lavoro che abbiamo salvato, quindi è la cartella in cui contiene il lavoro salvato. Selezioniamo il nostro file, andremo a dire composizione mantenendo i livelli, le dimensioni dei livelli, vale a dire Full HD, e crea una composizione. Quindi apri. Abbiamo importato il file, vediamo che la cartella contiene il file ma anche i livelli da noi realizzati, sono esattamente questi, quindi sfondo nero, SC e presenta. Facendo doppio clic sul titolo, sull'icona della sequenza, questa si aprirà mostrandoci nella parte bassa, se contenuti, il file, quindi i livelli di questo file. Sostanzialmente il lavoro sembra quasi fatto, tranne che dobbiamo quindi poi andare ad applicare i movimenti. Dunque ci occupiamo ora di coreografia, cioè quali movimenti, quali effetti vogliamo applicare a questi testi. Intanto lo sfondo nero possiamo anche, come dire, bloccarlo, visto che non lo utilizzeremo affatto. E iniziamo ad aprire queste parentesi angolari che ci daranno accesso alle opzioni di base di trasformazione. Quindi già notiamo che abbiamo 6 secondi a disposizione. Andiamo a verificare, quindi impostazione, composizioni, troveremo la larghezza 1920x1080 come già impostato in After Effects, e 25, che per noi è abbastanza sufficiente per il momento. Magari in altre esercitazioni cambieremo questo valore secondo le necessità. In fondo troviamo il time code, cioè la durata, il codice del tempo, è così espresso in ore, minuti, secondi e fotogrammi. Fotogrammi sono 25, come noi abbiamo indicato qui in questa casella. Il rapporto tra base e altezza è di 16 noni, come la maggior parte
dei telefoni e delle smart TV, e in fondo vediamo un nero di fondo, che non è il nero che sarà, come dire, è un nero di progetto. Quindi noi, se vogliamo cambiare colore, lo avremo intanto nero, ma possiamo applicare qualsiasi altro colore di sfondo, ma lo dovremo realizzare con delle forme, vedremo poi come dopo. Facciamo ok e parliamo adesso dei tempi. Sono 6 secondi. Noi faremo partire la nostra trasformazione dal primo secondo e durerà fino al quinto, lasciandoci 1 secondo all'inizio e 1 alla fine per poter fare un minimo di montaggio in fase successiva. Vi ricordo che è una sigla e che assolutamente prevederà un seguito. Quindi ci mettiamo sul secondo 1 e andiamo ad attivare il cronometro cliccandolo, per dire che qui ci sarà una trasformazione. Quindi l'opacità sarà al 100%, sarà quindi completamente visibile. Stiamo parlando della parola presente, e faremo la stessa cosa con sotto il livello di studenti creativi. Andremo all'inizio e porteremo il valore 100 a 0 per entrambi, tranne che poi faremo un'altra breve trasformazione. Facciamo, ecco, una breve prova. Andiamo al secondo 4, dove tutto rimarrà tale quale, quindi opacità 100 per entrambi, e al secondo numero 5 dovranno svanire, cioè il valore sarà 0 per l'opacità. Ora faremo una prima visione. Ecco, perfetto, dura e poi svanisce. Anzi, faremo due trasformazioni. La prima prevede che la parola presenta appaia dopo che studenti creativi sia, come dire, completamente visibile. Quindi la parola presente è pilotata da questo livello, andremo a selezionare entrambi i livelli e porteremo i livelli in questo modo. Possiamo anche, come dire, accorciare un po' la visione, l'apparizione dal nero della scritta presenta, e facendo in questo modo, sincronizzando i tempi in questo modo, cioè dando mezzo secondo di clemenza all'inizio, dove sarà tutto nero, poi la parola studenti creativi inizierà ad apparire, quando sarà quasi piena questa parola inizia a apparire anche presenta, durerà fino al secondo numero 5, anzi 4, per poi scemare, no? Io a dire il vero farei durare un po' meno la scomparsa, quindi porterei i due keyframe a poco più avanti rispetto a quanto era precedentemente, quindi durerà mezzo secondo e poi avremo il nostro secondo di buio. Ecco, batto col click in una zona vuota per togliere il grip delle caselle di contenimento degli oggetti e faccio play per vedere l'anteprima. Perfetto. Ecco, 6 secondi iniziali. Ora dobbiamo salvare il nostro lavoro. Salva. Abbiamo già un nome, quindi animazione 01. E adesso dobbiamo occuparci di creare il render di questo progetto. Quindi andremo a esportare, aggiungo la coda di Adobe Media Encoder, si aprirà il programma apposta, è un programma appositamente studiato da Adobe che curerà sia in standalone sia in modalità multiserver, quindi con molti computer collegati ad Adobe Media Encoder, che curerà in modo centralizzato i render, per esempio per aziende di computer grafica che producono, cartoni animati o pubblicità in modo intensivo. Ok, dovrebbe
fare due cose. Uno, aprire il programma, e dato che la prima volta che si apre impiega qualche secondo in più, la prima volta dopo l'aggiornamento. La seconda cosa è che una volta aperto Made Encoder prenderà automaticamente il file render, cioè la richiesta di render, e lo vedremo in un riquadro apposta, eccolo qua. E quindi ecco, già arrivato, lo vediamo qui. Qui notiamo che dobbiamo dare un play e vedremo poi l'anteprima qua in basso. Ok, perfetto, sta andando abbastanza velocemente. Anche se prima ho notato, in un tentativo precedente, ho notato che questo processo è istantaneo per una durata di 6 secondi se io interrompo la registrazione. Quindi interrompo la registrazione, la riapro tra qualche secondo. Come detto, appena ho chiuso si è automaticamente renderizzato il file in tempi lampo, molto brevi. Vado ad aprire la cartella che contiene questo file, ne troviamo due perché il primo l'ho fatto ieri. Ecco. Ok, e questo è l'inizio della nostra sigla. Perfetto, quindi abbiamo completato questa esercitazione. Avevo pensato di fare un corso anche di Final Cut e parallelamente di Premiere, perché è quello che poi useremo a scuola. Vi auguro di aver compreso tutti i passaggi. Potete rivedere il video quante volte si vuole. Ricordatevi di iscrivervi al canale, di farlo conoscere per aiutare i vostri compagni con queste brevi spiegazioni, e magari ci ritroviamo qui per un'altra lezione. Buon proseguimento.